hanno una garanzia di qualità per il consumatore finale, perché rispettano disciplinari molto rigidi sia sulla qualità del prodotto, perché utilizza una particolare agricoltura integrata, e sia anche rispettano l'ambiente, perché usano materiali biodegradabili, quindi hanno un basso impatto di filiera, e questo ne va a carico dell'ambiente e della qualità del prodotto. Questo appunto dà un valore aggiunto ulteriore al prodotto, perché oltre ad avere un'innovazione tecnologica salvaguardiamo le cultivar tradizionali, diamo lavoro alle piccole e medie imprese e salvaguardiamo un territorio appunto che è quello del Cunese, che altrimenti andrebbe a degrado, proprio grazie a questi piccoli frutti e grazie al marchio Delizie di Bosco del Cunese. Che prevengono malattie gravi come tumori, sono sostanze anche antinfiammatorie, perché sviluppano il cortisolo, prodotto appunto dalle ghiandole suprarrenali, stimolano anche la peristalsi intestinale, quindi sono tutti frutti benefici per la salute e che andrebbero consumati. Bisogna appunto far capire alla gente che sono prodotti, è vero, volontari, ma appunto benefici e buoni. Anche ad esempio ho visto consumatori che lo consumano con torte, ma anche yogurt, fanno cocktail. L'altro ho sentito una signora appunto che fa un frullato di frutti di bosco con succo d'arancia e aggiunge 2 bicchieri di vodka giusto per fare un aperitivo, una pericena. E i consumatori appunto sono contenti, bisogna solo diffondere questo messaggio.